Una novità assoluta. Adesso con FantaPazz puoi gestire l'asta del fantacalcio in tempo reale grazie a Asta Live. Scegli il calciatore, fai l'offerta, rilancia o passa. Tutto in un click. L'asta del fantacalcio non sarà più come prima. In tempo reale, dovunque tu sia, con chiunque tu voglia, sconosciuti o gli amici di sempre, a casa o in vacanza. Vediamo nel dettaglio come funziona Asta Live. Asta Live funziona come il poker, dove i giocatori sono disposti intorno ad un tavolo. L'amministratore di lega sceglie chi è il primo a partire e poi si segue il senso orario. Questa è la schermata principale, dove si avrà sempre una panoramica sui crediti residui e di cosa sta succedendo nell'asta. Cliccando sulle opzioni del menu a destra si possono vedere gli svincolati rimasti, le rose che si aggiornano in tempo reale e si può addirittura chattare. L'asta live prevede una versione gratuita fino a 30 trasferimenti, ma la straordinaria comodità e l'aspetto rivoluzionario ti porteranno a comprarla tramite il tasto sblocca. L'amministratore può mettere in pausa o riavviare l'asta in qualunque momento e impostare le modalità della stessa, stabilendo il tempo a disposizione per chiamare un calciatore, il rilancio e tante altre opzioni con cui potrai adattare Asta Live alle tue esigenze. Chiamare i calciatori in senso alfabetico, partire da una base d'asta pari alla quotazione, eccetera. Particolarmente importante è il tasto Salva Rose. Bisogna premerlo quando termina l'asta per poter visualizzare i cambiamenti fatti anche nell'invio formazione sull'app o sul sito. Cliccando su Importa rose si importano nell'asta live tutte le rose visibili nell'app o sul sito alla sezione rose. Serve ad esempio a dicembre, dopo che qualcuno ha fatto cessioni tramite il sito o l'app e quindi devi sincronizzare le rose che compaiono in asta live. Fai attenzione però! Così facendo annullerai gli eventuali acquisti fatti nell'asta live che non avevi ancora salvato. Il pallino verde o rosso indica se un utente è connesso o meno. L'asta ovviamente non può proseguire fino a quando l'utente non tornerà in linea. Il fanta allenatore che ha il turno chiama il giocatore e, sempre seguendo l'ordine, gli altri giocatori potranno rilanciare scrivendo un'offerta. Ognuno nel proprio turno può rilanciare o passare, rinunciando così definitivamente al calciatore. Scaduto il tempo senza che vi sia stata una scelta da parte del fanta allenatore, il sistema chiamerà il primo calciatore del ruolo visualizzato in quel momento. Ovviamente, in fase di rilancio dell'offerta, se il tempo scade, il sistema forzerà un passo. Come vedete, l'amministratore può mettere in pausa in qualunque momento e, riavviando, l'asta riparte da dove era stata interrotta. Inoltre, se necessario, può anche annullare l'acquisto di uno o più calciatori cliccando sull'icona del cestino in rose. Cosa aspetti? Acquista subito la versione premium di Asta Live!